Ciao a tutti! Oggi prepareremo la sbriciolata al mascarpone e cioccolato bianco. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono uovo, tuorlo, farina di tipo 00, burro, lievito per dolci, zucchero, scorza di limone, cioccolato bianco. Per il ripieno, mascarpone, succo di limone, zucchero e cioccolato bianco fuso. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il cioccolato bianco e lo facciamo tritare per 7 secondi a velocità 7. Mettiamo da parte il cioccolato. Senza lavare il boccale, mettere lo zucchero, la scorza del limone e lo facciamo polverizzare per 15 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il cioccolato bianco tritato, il burro, la farina, e l'uovo e il tuorlo. Ed azioniamo il bimby per 50 secondi a velocità 5. Formare un panetto, avvolgere nella pellicola trasparente e riporre in frigo per 30 minuti. Senza lavare il boccale, prepariamo il ripieno e mettiamo lo zucchero. Lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo il mascarpone e il succo di limone e facciamo amalgamare per 30 secondi a velocità 3. Aggiungiamo il cioccolato fuso bianco ed azioniamo il bimby per 30 secondi a velocità 3. Il ripieno è pronto, mettiamolo da parte in una ciotola. Abbiamo ripreso la frolla dal frigo, abbiamo foderato una teglia del diametro di 20 cm con carta da forno. Adesso andremo a mettere metà della frolla sul fondo e l'allargheremo con le mani. Dopo aver rivestito tutto il fondo e anche il bordo, riprendiamo la crema e la versiamo sulla frolla. Livellare bene.
E adesso con il resto dell'impasto lo sbricioleremo sopra. Cuocere in forno preriscaldato statico a 170 gradi per 25 minuti circa. Sbriciolata e cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Sbriciolata al mascarpone e cioccolato bianco. Grazie e alla prossima ricetta!